Allora, cari amici, ci stiamo spostando dalla Germania alla Francia, ma prima di fare questa cosa volevamo, insomma, chiarire perlomeno per noi un aspetto importante, perché poi se passiamo in Francia è inutile parlarne. Fermo restando che ora non siamo su un'autostrada, ma siamo su un, boh, forse una superstrada, quelle che da noi sarebbero una superstrada, però insomma noi di autostrade qui in Germania ne abbiamo fatte veramente tante. E esisteva questa informazione dove pare che nelle autostrade tedesche non ci siano limiti di velocità. Noi, dalla nostra esperienza, non ci sentiamo né di confermare né di Sarebbe 100 smentire. forse 100 Prego? la velocità in questo tratto per esempio è 100 Vabbè, ma massimo, questo non è un'autostrada, abbiamo assolutamente detto. no, Però per dire che non noi non ci sentiamo né di confermare né di smentire questa cosa, perché nelle autostrade in effetti si viaggia a velocità smodata, perlomeno la maggior parte, e pare non esserci questi limiti di velocità, però ogni tanto appaiono ci sono dei tratti perché ci sono i cantieri in corso. dei cartelli. Ah, ecco, Michela dice ci sono dei tratti dove ci sono i Dei cantieri in tratti, no, dei corso. tratti che precedono il cantiere in corso. Però in realtà, voglio dire, a volte ci sono questi tratti Diciamo che i che non sono cartelli, direttamente collegati no, diciamo che ai. sono dei cartelli che dicono che non c'è la provvisorietà del fatto che ci siano dei lavori, ma che questi lavori non ci sono sempre. Se questi lavori ci sono sempre, allora cioè, è normale che ci sia anche. Come che non credo che ci siano sempre. Infatti sono cartelli elettronici, sono computerizzati. Stanno questi, non so, non stiamo su una superstrada, però per dire questi che stanno sugli Vabbè, angoli stiamo sempre prendendo l'esempio delle della strada sbagliata, strade, perché. sto dicendo, quelli che stanno sulle autostrade con tre corsie come questa, ma che dovrebbero essere delle autostrade, comunque ce l'hanno ai lati. Ce l'hanno 130. Però è Certo ci sono dei tratti dove ci può, dove non ci sono, però. altrettanto vero sì che questa presenza di questi cartelli non sappiamo quanto sia È indicativa. snobbata, diciamo che è Esatto, snobbata. perché comunque non viene minimamente considerata, il che significa che quei cartelli hanno un valore temporaneo, provvisorio o indicativo, non lo sappiamo bene. Ma certamente i tedeschi se ne fottono, cioè nel senso, quindi noi possiamo confermare che non ci sono limiti di velocità nelle autostrade tedesche per quanto riguarda i tedeschi, ma non lo possiamo confermare in senso assoluto. Senso legale. Però è vero pure che non ci sono controlli, cioè non ci sono torrette, non ci sono macchine fotografiche, non c'è polizia, non c'è nulla che lascia pensare comunque a un rigido controllo della velocità all'interno delle autostrade. Queste sono strade, diciamo, più piccole, quindi potrebbero essere, come diciamo, una superstrada. Da noi, insomma, questa classificazione qua. E al di là di questo momento particolare, è vero, ci sono i limiti di velocità, ma anche qui tendono A fottin. a, diciamo, a fregarsene. E quindi bisognerebbe chiedere a qualcuno come funziona bene questa questione. Qualcuno che chiaramente vive in Germania. Che è un po' come la questione del bollino Del Decra, Decra. che insomma abbiamo capito, anche se non possiamo né smentire né confermare neanche in questo caso, perché cioè, le informazioni sono sempre vaghe, cioè i tedeschi danno per scontato che tu sappia le cose, se non le sai, non sono sicuri di sapertelo spiegare. Questo è un po' una E ti cosa. dicono per non saperne leggere né scrivere, Dai! per te non ti serve. Esatto. No, infatti, già è tanto, È già qualcosa, insomma. Quindi. perché sei italiano e non paghi multe, ovviamente. Se ti fanno multe e tu non paghi multe, non ti Che serve. sei italiano è inutile che lo fai, tanto sei uguale. Va bene, questa è un po' una cosa che ci tenevamo a fare questa osservazione. Mentre, insomma, stiamo facendo gli ultimi scampoli di Germania. Siamo vicino all'Landau. Germania, ricordiamo, insomma, che quest'anno ha subito un'eccezionale ondata di caldo e si vede un po' dal colore brullo, insomma, del famoso colore brullo. Però oggi è una bellissima giornata e lasciamo la Germania con una bellissima giornata. Allora, guardi, siamo per strada da Reims. Alle Chateau, Milano. No, stiamo andando in Francia. Alle Chateau. E quindi Chiaramente andremo ci siamo a Reims. fermati all'autogrill dove abbiamo preso un
il caffè espresso piccolo, piccolo, ma c'è anche il caffè espresso medio. Quindi, il colore è dato dal fatto che dentro ci hanno messo lui, io ci ho messo un po' di latte, sì, un po' di latte. E questo se è medio vuol dire ce n'è pure uno grande. No, solo medio. No, e Michela, fai vedere quello che ha preso. C'è soltanto una versione cappuccino, caffè latte e caffè crema. Noi non lo vorremmo, noi non lo scopriremo mai, non ci interessa, esatto. Poi fai vedere però quello che ha preso Michela. Perché lei voleva il caffè? Il caffè ci vuole. Ci vuole, il caffè l'ha preso un tè con la frutta dentro, che non sa di niente. Esatto. Gli sta bene. Gli sta bene. La frutta? Gli sta bene. Frutta rossa. Di solito noi passiamo da un paese europeo a un paese non europeo a un paese europeo. Questa volta invece passiamo da un paese europeo a un paese europeo. Un momento emozionante. Per chi non l'ha mai visto, ecco, questa è la dogana tra un paese europeo e un altro. Che è la stessa tra un paese europeo e un paese non europeo. Cioè. Intanto stiamo sentendo ancora gli ultimi scampoli di radio tedesca. E poi Marco che utilizza Waze, perché sennò il mondo finisce. E c'è questa qua che c'ha la voce e ci insulta. E niente, siamo in Francia in questo momento. Ti senti francese? Je me sens beaucoup français. Ok. Michela, tu come ti senti? A me mi dispiace perché... A me dispiace perché la Germania mi mancherà, soprattutto la gente gentilissima, l'amore... Eh sì, dopo 2 anni di seguito penso che ci stiamo a ritornare per i prossimi 5, 6, 10 anni, insomma. Ma noi già abbiamo in mente il viaggio d'avventura del prossimo anno e sarà un'avventura all'insegna del mistero, attenzione.